Alfonso Signorini svela. Sono stato truffato dall'agente di Pamela Prati. Il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone è tornato al centro dell'attenzione al Grande Fratello VIP. Con l'evolversi delle vicende giudiziarie, si è tornati a parlare dell'argomento. Anche Alfonso Signorini ha detto la sua opinione, raccontando di essere stato vittima di una truffa simile a quella che ha coinvolto la showgirl, ed organizzata proprio dall'agente di Pamela. La storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone, che aveva appassionato milioni di telespettatori qualche anno fa, è tornata in auge. Il processo va avanti e la stessa Pamela, che si trova nella casa del Grande Fratello VIP, ha rilasciato qualche dichiarazione su questo argomento. Anche Alfonso Signorini, che ha aggiornato la Prati sulle vicende che stanno accadendo fuori, ha raccontato di essere finito vittima della stessa truffa che ha coinvolto Pamela. Il conduttore e giornalista, infatti, ha spiegato che tanto tempo fa è stato contattato da un uomo giovane e bello, di nome Lorenzo Coppi. Quest'ultimo diceva di essere facoltoso e di lavorare ad Haiti, motivo per cui l'incontro di persona sarebbe stato difficoltoso. Inizialmente Signorini ha ammesso di essere stato dubbioso, perché non ha grande fiducia nelle conoscenze che avvengono tramite social. Con il passare del tempo, però, Lorenzo Coppi l'ha conquistato con i suoi modi di fare, portandolo addirittura a convincersi ad andare direttamente ad Haiti per incontrarlo. A quel punto, però, il conduttore è stato contattato da Pamela Perricciolo, che insieme ad Eliana Michelazzo era una delle due agenti di Pamela, ed entrambe erano coinvolte in questa vicenda. Alfonso si è insospettito, ma Donna Pamela, come si fa chiamare, l'ha messo in contatto con Lorenzo Coppi per fargli finalmente sentire la sua voce. Signorini ha subito notato che la voce dell'uomo era molto strana, metallica e soprattutto sembrava essere quella di una donna. In quel momento, anche se in preda alla delusione, il giornalista di chi ha capito di essere stato truffato ed ha interrotto il rapporto con Lorenzo. Dopo aver confessato la sua personale esperienza, che sembra essere simile in tutto e per tutto a quella vissuta dalla stessa Pamela, Alfonso Signorini ha anche aggiornato tutti su come si stanno evolvendo le cose dal punto di vista giudiziario. La novità che ha fatto molto piacere a Pamela riguarda che, mentre le sue due agenti sono sotto indagine, lei non lo è. La showgirl è apparsa molto felice di questo ed ha sostenuto che finalmente sarebbe stata fatta giustizia. Signorini ha poi detto che al vaglio degli inquirenti ci sono 120.000 messaggi di vario tipo che Mark e Pamela si scambiavano. Come ha confermato la stessa Prati, il loro era un amore tossico e si sentivano continuamente, ma sempre via messaggio. Pamela ha anche risposto alle accuse di Eliana Michelazzo, la quale aveva dichiarato che nel momento in cui la showgirl si era sottoposta alla paparazzata, sapeva che Mark in realtà era inesistente. Pamela ha detto che non è così e che, sebbene fosse stata titubante per quella paparazzata, l'ha fatto per amore perché poi Mark l'ha ringraziata di averlo difeso. La Prati si è poi chiesta come faccia la Michelazzo a non credere alla sua versione se, come dice, lei stessa è una vittima. Alfonso Signorini l'ha poi aggiornata sulle vicende del piccolo Sebastian, che ora non vuole fare più l'attore perché è rimasto scioccato da quanto accaduto. Pamela ha dichiarato di voler conoscere e sostenere la mamma di questo bambino, che è finita al centro di una simile questione. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate che anche Alfonso Signorini fosse finito vittima della truffa? E secondo voi Pamela Prati è davvero ignara di tutto? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.